Nessun segnale di ripresa. Peggio, la crisi tra i giovani si aggrava. È il verdetto dell'Istat che emerge dal tasso di disoccupazione, che a ottobre resta ai massimi storici, segnando lo stesso valore di settembre e attestandosi al 12,5%. La vera piaga sociale, però, resta il tasso di disoccupazione giovanile, che a ottobre è balzato al 41,2%. Si tratta del nuovo record storico assoluto. Peggio, nel terzo trimestre tra i 18 e i 29 anni senza lavoro sono oltre 1 milione. Tradotto, più di un disoccupato su 3 in Italia ha meno di 30 anni. A commentare questi dati drammatici, insieme alla UGL Web TV, Ornella Petillo, segretario confederale della UGL con delega alle politiche giovanili. È una situazione estremamente raccapricciante e problematica. I dati sono sempre più drammatici e questo più drammatici ci mette in delle condizioni veramente imbarazzanti per noi, perché vorremmo a un certo punto fermarci e dire si sta migliorando qualcosa. Sicuramente negli ultimi tempi c'è stato, da parte soprattutto dei partecipanti al governo, c'è stata una lieve indicazione rispetto ad una lieve crescita che c'è sul mercato del lavoro, ma questa crescita non ha ancora delle ricadute se i dati continuano ad essere in questa maniera. La partita degli scoraggiati è veramente un altro dato dolente. C'è da dire che noi dell'UGL, anche durante la conferenza programmatica, abbiamo sostenuto che bisogna far sì che questo problema non diventi un problema di moda o di anacronimo, nel senso che tutti quanti ne stanno parlando senza indagarne veramente il problema. Una delle cose più importanti da fare è arrivare in una maniera prima dell'uscita della scuola da parte dei giovani, cioè nell'area della formazione e dell'istruzione, per lì incidere attraverso un orientamento che li metta nell'ambito lavorativo senza traumi.